Vittoria con un po' di sofferenza oggi? Sì, vittoria con un po' di sofferenza, è vero. Diciamo che la partita è stata quasi subito in discesa dopo i primi 5-10 minuti, siamo riusciti a passare in vantaggio con un bel gol di Giulio dopo una bella azione corale fatta bene, direi. Poi siamo riusciti a raddoppiare dopo un quarto d'ora, credo 20 minuti più o meno, con Giovanni con un altro bel gol. Diciamo che nel primo tempo abbiamo la possibilità di poter gestire la partita, secondo me, un po' meglio, e non l'abbiamo fatto. Abbiamo un po', come dire, peccato di superficialità su alcune situazioni di gioco che, come ho detto ai ragazzi alla fine del primo tempo, dovevano e potevano essere gestite meglio. Sapevo che questa partita qui poteva essere difficile. Il vantaggio del 2-0 alla fine dei primi 45 minuti non mi faceva stare comunque tranquillo per quello che avevo visto in campo, e in effetti dopo, nel secondo tempo, pur continuando a giocare direi anche discretamente bene, avevamo sempre un attimino un po' di soggezione nei confronti dell'avversario su determinate situazioni, e abbiamo fatto fatica in alcune di queste. E poi gli ultimi 10 minuti è venuto questo gol qui del 2-1 che ha riaperto un po' i giochi. Fortunatamente siamo riusciti a rimanere ben compatti, direi anche con un certo ordine, e abbiamo portato a casa un risultato per noi molto importante che ci permette di poter proseguire su questo filotto, diciamo così, di risultati positivi che abbiamo avuto fino ad oggi. Rimane una partita, l'ultima di questo girone dell'andata, che direi fino a questo momento abbastanza positivo. Secondo me possiamo fare ancora meglio di quello che abbiamo visto oggi. Perfetto, grazie.